Ora invito il nostro sindaco, nonché presidente della provincia di Brindisi, ingegner Riccardo Rossi, ad intervenire per un saluto. A lei, ingegner, anzi, a lei, Grazie. sindaco. Grazie, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Ringrazio per l'invito, ringrazio il Rotary a partire dal presidente, il dottor Panunzio, per l'organizzazione di questo evento e per l'invito. Ovviamente, come ha detto il governatore, le istituzioni sono a fianco alla società civile, alla parte di società di comunità che si interessa dei problemi della comunità e che vuole dare il proprio apporto e che vuole dare le proprie idee, i propri suggerimenti, le proprie proposte. È un dovere delle istituzioni diciamo, non trascurare, anzi, essere protagonisti insieme per dare risposte, ovviamente, ai bisogni della nostra comunità. Il presidente, il dottor Panunzio, ovviamente, anche visto il tema, è anche un esperto, perché ovviamente la sua, diciamo, storia professionale diciamo, è ben conosciuta qui a Brindisi. Il tema è ovviamente uno dei temi importanti perché l'assistenza domiciliare integrata non riguarda gli anziani, ma riguarda prevalentemente gli anziani, perché è evidente che tantissimi, la gran parte degli assistiti sono persone anziane. Sono i soggetti più fragili e si sono rilevati ancora i più fragili durante questa pandemia, perché la gran parte dei danni sono sanitari e delle conseguenze sono ascrivibili a quella fascia d'età. E inoltre è stata vissuta anche in maniera particolarmente complessa la gestione di questo servizio durante quest'ultimo anno, perché sappiamo c'è anche un tema di protezione dal contagio, non c'era il vaccino fino a pochi giorni fa. Gli operatori che quindi si recavano a casa dei pazienti erano loro stessi un potenziale rischio per la salute degli stessi. Come sapete, il servizio è un servizio importante, viene gestito, cioè qui vedo il dottor Greco, viene gestito prevalentemente dall'ASL per le ricadute e le questioni prettamente sanitarie. Ma è anche un servizio e in questo è integrato per la parte socio-assistenziale di cui la competenza è quella dell'ambito, quindi nostro è quello del comune di Brindisi e del comune di San Vito. Diciamo che ne parliamo ampiamente, c'è anche un tema diciamo, di bisogni che molto spesso non corrispondono diciamo, alle risorse, parlo di quelle che vengono messe economiche di cui possono essere a disposizione da parte degli enti, in particolare dei comuni, perché questi bisogni stanno letteralmente esplodendo, nel senso che è giusto ed è bene che vi sia quanto più possibile assistenza domiciliare integrata, perché vivere la propria patologia comunque in casa, non ospedalizzati, è un vantaggio per il paziente, è un vantaggio per il sistema sanitario nazionale perché i costi sono nettamente inferiori, quindi si può migliorare sia la qualità del servizio e anche, ripeto, il contesto economico, però poi c'è il tema ovviamente anche delle risorse a disposizione e quindi dovremmo cercare anche su questo, ragionando anche con la nuova programmazione della Regione Puglia, a capire quali risorse possono essere in più, possono essere messe a disposizione proprio per poter soddisfare quanto più possibile una domanda in costante aumento. Su questo poi ovviamente lascerò la parola a chi più è attrezzato di me, che conosce in profondità la gestione del servizio, i bisogni e anche gli aspetti più importanti e più critici che ci sono all'interno di una gestione di un servizio che, ripeto, è molto complesso, dovendo assicurare insieme prestazioni sanitarie, prestazioni socio-assistenziali in un periodo in cui entrare nelle abitazioni delle persone è anche particolarmente complesso proprio per la fase pandemica che stiamo vivendo. Quindi ringrazio voi per questo incontro e per tutte le osservazioni e gli stimoli che possono pervenire da questa discussione. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringraziamo il nostro sindaco.